Piccola premessa, non sono mai stato un grandissimo fan dei videogiochi della UFC per la PlayStation. Sono stato invece un grande fan dei videogiochi di pugilato, per dire. Fight Night Round Champion, mi ricordo ci ho passato una quantità innumerevole di ore a giocare a quel gioco. Lo trovavo molto più coinvolgente, molto, molto più dinamico. Poi c'era la parte solo di striking, che è la parte, tra virgolette, più divertente, a mio avviso. Ho giocato principalmente al primo e al secondo. E un grosso problema che ho sempre notato in questi videogiochi era che inseguivano troppo il realismo. Quindi il giocatore che si stancava troppo in fretta, portavi magari combinazioni di 4 o 5 colpi, già si stancava. I pugni non erano veloci, i calci non erano veloci. Poi c'era la parte della lotta a terra che non mi piace tantissimo, e anche quando giocavo UFC ai primi giochi, i primissimi giochi, lo giocavo principalmente in piedi, facendo le partite di striking, no? Quindi quando fino a terra praticamente per me era persa la partita. Dovevo fare questa piccola premessa perché è tanto che non gioco qualche gioco della UFC, è tanto anche che non gioco alla PlayStation. Però ho deciso di dargli un'altra chance, ho deciso di comprare UFC 5 e mi sono detto: ehi, ma sarebbe una cosa fighissima se portasse ad esempio una modalità carriera qua sul canale. Oggi cominciamo la nuova carriera di UFC 5 e cominciamo subito qua dal menu carriera. Carriere salvate, no, quindi dovrò iniziare una nuova carriera. Importa combattente, non c'ho nessun combattente. Crea combattente, categoria maschile, beh, ovvio. Questa parte sicuramente la metterò velocizzata perché ci vorrà, penso, un'ora per crearmi il personaggio. Bene, kickboxer, pugile, MMA, wrestler, jiu-jitsu. Beh, sicuramente, data la mia passione per lo striking, utilizzerò kickboxer, ovviamente. Sono curioso di vedere come sarà la modalità carriera di questo UFC, perché non ho mai fatto la carriera in vita mia in un gioco della UFC, ragazzi. La primissima volta anche per me. Ah, ma qua non mi dà personalizza. Non mi dà la personalizzazione. Devo avere per forza un nome. Philip, Filippo, Peterson, Perez. Dai, mettiamo Ervin Parker. Va bene così, dai. Parker. Soprannome: Bad Intention, Bam Bam. Bazooka, Big Daddy, Big Train. Oh, che bello questo. Dati i miei meme sui miei numerosi meme sui treni che tiro al sacco. Big Train. Nome social media. Oh, mettiamo il classico che c'ho anche su Instagram. Andate a seguirmi su Instagram. Sono Ervin. Sì, dai, 77 kg. Adesso sto sui 77,2. Facciamo finta che non faccio il taglio del peso qua. Guardi a destra. E la voce? Dai, va bene questa. Ok. Quindi, per tornare indietro... Ah, si torna direttamente indietro. Aspetto. Ok, dovremmo aver finito qua. I settaggi non mi assomiglia proprio un cazzo di niente, raga. Però è stato il meglio che sono riuscito a fare. Vabbè. Andiamo, cominciamo con questa modalità carriera che non vedo l'ora di vedere. Dicono, ho visto qualche video prima di cominciare a giocare, ho visto che è proprio organizzato bene, praticamente in base alla tua notorietà, cioè proprio fatto in stile UFC, come se uno veramente entrasse in UFC e deve scalare praticamente la vetta per arrivare al titolo mondiale. La difficoltà carriera la metto facile perché non so giocare, ragazzi. Stile di gioco competitivo, uno stile di gioco più versatile. Tutte le modalità competitive online adottano questo stile di gioco. Ti permetto di personalizzare le regole del gameplay per questa carriera. No, va bene così. Lingua commento: inglese, tedesco, inglese, dai. Sottotitoli abilitati: yes. Non c'è italiano, vero? No. Siamo stronzi noi. Non ci abbiamo la traduzione in italiano. Vabbè. Dai, quanti cazzo di caricamenti. Meno male che è una PlayStation 5. Quindi si comincia con una street fight. Siamo dentro una gabbia fatta con delle transenne. Molto, molto spartana come cosa.
Ok, e questo dobbiamo combattere contro di lui? Ah, no. Fammi indovinare, il tuo allenatore non sa che sei qui. Faccio quello che devo, d'accordo? Allora fai quello che devi, ovvero combattere. Minchia, ma non mi assomiglia per niente sto tipo, raga. Non sono riuscito a renderlo uguale a me. Hai qualcosa da dire per lo stream? Ricordate, davanti a voi c'è un futuro campione UFC. Certo. Classiche frasi per creare hype. Il prossimo combattimento di Backyard Battle sta per iniziare. In questo angolo c'è chi si sta dando da fare per farsi conoscere. Un applauso per la recluta della Davis MMA. Suppongo sia la palestra dove ci alleniamo. Dall'altro lato della gabbia, Backyard Brawler. Oh, bello cattivo, eh. Che ne dite, un po' di azione, facciamo un po' di casino. E mo arriva il momento di combattere. Speriamo che ci sia un tutorial, qualcosa, perché io non sono capace proprio a giocare. Allora, aspetta, qua c'è la guardia, R2 c'è la guardia. Qua, per tirare i pugni. Bene, dai. Boom. Finita così. Ah, non posso colpirlo a terra. È solamente... Non è MMA. Cazzo, siamo incrociati. Bravo, bro. Oh, finita KO così. Nostro primo match. Ce lo finiamo così proprio. Minchia, ma più lo guardo, più è bruttissimo questo personaggio. Non mi assomiglia proprio per niente. C'ha la faccia da brasiliano. Il fisico è... vabbè, quello che è. Però bellissimo, guardate che gancio storto. Questo invece è entrato bene. Graficamente devo dire che è fatto bene il gioco, eh. Tanta roba. Non saprei... Sto cercando di paragonarlo a quello nuovo di pugilato che sta uscendo, Undisputed. Però non so quale sia meglio di grafica. Sono il migliore, questo è il mio regno, questo è il mio... È stato pazzesco, il tuo allenatore ha ragione, non dovresti venire a combattere qui. Sei di un altro livello. Quel KO diventerà virale, l'hanno ripreso tutti. Spero che il coach lo vedrà di sicuro. Quindi praticamente noi siamo venuti senza coach, all'insaputa del coach, a combattere in un circuito clandestino e farci conoscere. Classiche cose che capitano, no? Tutti i giorni. A denaro più 1000. Ok. Puoi usare il denaro per recuperare degli infortuni durante il training camp o per invitare i migliori partner di allenamento. Quindi da qua suppongo che ci saranno degli infortuni e dovremo utilizzare questi soldi per recuperare. Fan ottenuti. Più 241. I nostri primi follower, raga. Più fan parlano, a un maggior clamore per incontro e a maggiore vendite pay per view quando difende il titolo. Ah, più fan portano. Ok. Agge evoluzione mosse, un aggiornamento. Guadagna abbastanza evoluzione mosse per aumentare il livello delle mosse. Per farlo, sferra e assista colpi o infliggi danni ai tuoi avversari durante l'incontro o l'allenamento. Bene. Punti evoluzione 8. Spendi punti evoluzione per riconquistare gli attributi persi a causa di infortuni o per migliorare i tuoi vantaggi e attributi prima di ogni combattimento. Ah, quindi praticamente non solo cresciamo il livello di abilità, ma quando stiamo fermi per qualche infortunio addirittura retrogrediamo, si dice così, che torniamo indietro, quindi dobbiamo recuperare quei punti. Punch card, monete 500. Livello utente 1. Ok, sfide, completa sfide offline, via incontri, ok. Denaro, cosa ci possiamo comprare con il denaro? Vabbè, qua non possiamo fare niente. Quindi, menu, continua. E la nostra prima gara l'abbiamo vinta. Spettacolare. Cosa ci aspetta adesso? Dobbiamo tornare in palestra? E il coach adesso ci beccherà che stiamo facendo i combattimenti clandestini? Minchia, ma quanti cazzo di caricamenti ci sono in sto gioco, raga? Bene, vediamo, ecco il KO. Proprio il boom, eccolo fantastico. Ma perché era lì? Gente, guardate. Quello è Alex Pereira. No, 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 quello è Brandon Moreno. Ah, sto perdendo la testa. Quello è Michael Chandler. Classici amici, no? Fan battute.
Il fenomeno dei social media, quell'allenatore ha detto esplicitamente di non andare a combattere lì. Ho ragione? Andiamo, coach, te l'ho già detto, era l'ultima volta. Oh, certo che è l'ultima volta, lo so, perché inizieremo ad allenarci per dei veri combattimenti a partire da oggi. Aspetta un attimo, hai appena detto combattimenti veri? Oh, guardatelo tutto esaltato, come se ti stessi facendo un favore. Ti avverto, aspetta e ringrazio, dobbiamo portare il tuo allenamento a un altro livello. Vai a cambiarti, fai riscaldamento e aggiungi i sacchi. Beh, dai, l'ha presa bene il coach, io pensavo peggio. Abbiamo un coach new generation qua, che addirittura si guarda i social. E poi l'ha presa bene. What's up? Bella bro. Ah, addirittura ci fai complimenti per il KO. Cioè, nonostante abbiamo fatto una cosa che ci ha detto esplicitamente di non fare, visto il nostro KO, ci sta facendo i complimenti. Chiaro, coach? Andiamo con i fondamentali. Sono curioso di vedere che tipo di allenamento proporrà qua il gioco della UFC. Vediamo se sono come gli allenamenti italiani. Completando le sfide nello sparring ottieni punti evoluzione per il tuo combattente. Puoi spendere questi punti evoluzione per migliorare attributi o acquistare vantaggi. Continuo. Colpi base. Jab diretto. Quadrato. O triangolo. Bruttissimi sti colpi. Ok. L1 e quadrato. I ganci generano molta più potenza e possono essere... Quindi se usiamo L1, tiriamo i ganci. That's it. Right there. Bruttissimi questi ganci. Ah, se schiacciamo troppo non va a segno. Dobbiamo schiacciare una volta. Ok. Allora invece montanti R1. Boom, 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 boom. Bene. Ora, combo jab diretto. Papà. Spettacolo. Combo jab e gancio. Here we go. Set it up. Strike. Ok. Combo jab e montante. Minchia, ma i comandi sono difficilissimi, right, raga. Show me your overhand. Pugno ascendente, L1 più triangolo. Ok. Pugno discendente è importante perché permette di contrastare la copertura alta e di assestare colpi potenti. Tuttavia, per rendere il combattimento vulnerabile, nice. Contrattacchi richiedono un uso strategico per evitare di essere contrastati. Bene. L2 più... Ok, per tirare cos'è questa roba, una gomitata a terra. Hey, good job. X, cerchio. Sarebbero i middle questi, al corpo. Ok, quindi colpi al corpo con L2. Boom, 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 boom. Now give me some leg kicks. Calci alla gamba base. Pam, pam. Quindi questi sarebbero i classici low kick. Boom, all right, let's boom. Go. Show me some strikes. Ok, assesta colpi senza potenza che la resistenza scenda sotto il 50%. Assesta colpi senza che la resistenza scenda... Ah, ok. Good work. Nice strike. Ok. Combo di jab diretto e gancio principale. Pa, pa, pa. Come cazzo si fa? Ah, ok. Quadrato, triangolo e L1 quadrato. Bene. Pa, pa, pa. Ok. Combo di jab, jab e gancio. Ok. Triangolo, triangolo, L1. Nice strike. That'll keep him honest. Bah. Più in guardia sinistra. Come cazzo si fa a cambiare? Nice strike. That'll keep him honest. Vabbè. Va bene così. Come siamo andati, coach? Minchia, raga, vi dico sinceramente, stra incasinante, tutti i comandi, tutte ste cazzo di combinazioni non le imparerò mai. Difficile, come gioco. Stamina? If you just keep throwing non-stop, eventually your attacks will get slower and weaker.
Sì, Coach, dobbiamo gestire le energie. Che in questo gioco finiscono tipo tempo tre pugni. People like to say defense wins championships, but in MMA we know it also keeps you from getting knocked the fuck out. So that's exactly what we're gonna focus on. Defense. Blocking strikes, using head movement and footwork to avoid taking damage. Cool? Yeah, I got it, coach. Good stuff. Let's okay, go. Coach. Respiro profondo. Finisce il nostro primo allenamento. Combattiamo contro il nostro alter ego. Strike, è uguale. Strike, è uguale a noi con i capelli più a spazzola. Let's do it. Ok, ehi, ehi, piano, piano, aspetta, 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 bro, 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 ok, sto coprendo. Ok, abbiamo coperto con R2 e ci pariamo. Bene, ok, dai, bro, ok. Ok, ok, abbiamo completato. Mentre L2, R2, ah, per coprire i middle kick, ok, quindi colpi al corpo, L2, R2. Dai, dai, bro, dai. Quindi per avere la guardia bassa e pararci dai middle kick e dai pugni all'addome. Bene, perfetto. Copertura alta. Ok. Ok. Non è facile. Un movimento efficace con la testa può permetterti di creare. Cosa devo fare? Wow, wow, wow. Ok, ci muoviamo là. Conor McGregor. R2. Ok. Minchia, ma quanta energia sta usando sta roba? Cioè, ragazzi, guardate per fare sti movimenti di tronco quanta energia usa. Cioè, faccio un paio di movimenti, già finisce l'energia. Però belli. Niente, sono senza energia adesso. Copertura alta. Ah, ok, mo dobbiamo schivare. Ok, ci abbiamo fatto schivare, dai, qualcosina l'abbiamo schivata. Solo questo? Non si combatte oggi? Ho fatto un po' di tecnica per vedere le schivate, vedere qualche colpo base. Respiro affannoso e siamo già stanchi. Ci credo che diventa più pesante dopo che hai parato. Muovi la testa, gioco di gambe, prendi spazio. Il tuo corpo e le tue braccia hanno bisogno di recuperare. Vabbè, ovvio che non possiamo stare solo in guardia. Riparare, affondare. E quello è vero, raga. 5 minuti sono un'eternità. Per chi è entrato dentro la gabbia o sopra il ring, anche solo quei 3 minuti, quando devi fare uno sparring, un combattimento, non passano mai. Sparring completo? Vediamo un po' se abbiamo capito qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Ok, cambio guardia. Perché? Perché? Come? Perché devo fare sta roba? Che cazzo? Ok, oh, che bella questa. Quindi se ci spostiamo più ok, clinch and give him no room. Clinch over the over under. Ok, come si fa? Come cazzo si fa? Ok, ti ho preso. Montanti. Boom. Ganci. Boom. Ok, gomitate. L1, boom. Ah, ok, cambia le combinazioni. L'avversario va in clinch, allontanati per sottrarti alla sua presa. Assicura di avere la copertura. Togliti. 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 Togliti? Ok, quindi andando indietro. Combo jab, mica, ma quante cazzo di combinazioni sono? Combo jab diretto, gancio principale. Pappa, pam. Pappa. Ok. Tappa. Pappa.
Ok. Combo jab, pa pa. Pam, 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 pam. Ok, non è entrata. Perché? Combo jab gancio. Triangolo, triangolo e L1 quadrato in guardia sinistra. Pam, pam. Ok, fatto. Combinando diversi colpi. Ok. Nice, nice. Cazzo, che robe sono. Combo jab, calcio al corpo. Oddio, quadrato, L2 e coso. Ok. Guardia sinistra, triangolo, L2 e cerchio. Ok. Va bene. 65 colpi al tuo... Ok, 5 colpi tirati. Un po' un casino. Ottimo lavoro. Grazie, coach. Sai che è arrivato? Fai attenzione, durante il combattimento è facile farsi prendere, lasciare che l'adrenalina prenda il sopravvento. Ne so qualcosa, coach. Got it? Got it. Stay focused, stay in control. Good. All right. I'll see you there. Get some rest. All right, coach. I'll see you there. Quindi è finito il nostro primo sparring? Non ho capito. Quello doveva essere uno sparring. Uno sparring, come dice qualcuno. E cos'è sta roba? Altra gara clandestina? O questa volta match ufficiale? Ah no, ok. Action Ave. E partiamo subito così. Ma è lo stesso con il quale abbiamo fatto il match di Street Fight, se non sbaglio. Oh, guarda lì. Andiamo di gancioni così, ignoranti. Boom, boom. Calcio, boom. Oh, ehi, ehi. Boom, 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 boom. Dai, su, alzati. Boom. Bellissimo quel calcio. Cos'è che fa? Ok. Boom. Bella bro. Boom, boom, boom. Mamma mia. Boom. Boom, boom. Dai, dai. Dai che lo buttiamo. Che cazzo fa? No, no. Allora, comandi classici delle prese. Gli utenti più esperti possono attivare l'UD delle prese classico. Muovi in direzione disponibile del LUD. Mi voglio rialzare. Raga, no, a me non mi piace fare. Boom, boom, boom. Che è morto? Ed è la nostra seconda vittoria per KO. Guardate il balletto, questo l'ho scelto io il balletto. Che schifo. Che troiata. Altro gancione destro. Gancio sinistro. Minchia, boom. Dai, sì, fatto bene la grafica, però si nota comunque che è molto plasticoso ancora. La pelle è fatta bene, la skin della pelle è fatta strabene. Però le facce comunque dei cosi, non lo so, non... sono privi di espressività. Ed eccoci qua che ci alziamo il nostro braccio, grande. Però tra l'altro, è la mia impressione o sembra lo stesso con il quale abbiamo combattuto la gara clandestina? Che ragazzo di colore. Mi sembrava esattamente lui. Che imbarazzante. Imbarazzante. Knockout, round 1 e 28. Denaro più 2000. Bene. Sono dollari? Abbiamo 33.000 dollari. Fan altri 241. Punch card. Bene. Ok, sfide, cosa? Spettacolo. Continua. E vinciamo così la nostra seconda. Il nostro secondo match. Questa volta il primo match ufficiale. E ce lo portiamo a casa con un altro KO. Sicuramente anche il fatto di aver scelto la difficoltà facile farà la differenza qua. Però essendo che non ci ho mai giocato a sti giochi, cioè sono tanti anni, raga, dal UFC 1. Poi ho giochicchiato un pochettino UFC
4 se non sbaglio, ma ha fatto giusto due partite. Va tutto bene l'altra sera, ok? Ok, sì, coach. Avevo un mestierante. No, difesa del takedown. Odio le cose a terra. E infatti ora cosa dobbiamo fare? Allenamento per difenderci dai takedown. Ok, cosa dobbiamo fare? L2R2, tieni premuto L2R2. Cosa devo fare? A terra con l'avversario quando è distanza ravvicinata. Cosa vuol dire? È possibile fare un takedown su gamba singola? L2. Ok. Oddio. Ecco. Ah, ok, si fa così. L2, R2. Cosa devo fare? Alzati. Per impedire l'avversario di passare all'altra posizione e di tentare la sottomissione. Bro, cosa devo fare, bro? R2 per... Cosa cazzo devo fare? Anza, mezza guardia. Ok, mezza guardia. Da qua? Cosa facciamo? Guardia piena. Ok, da qua? Controllo laterale. Guardia piena. Rialzati. Voglio rialzarmi. Ok. Ok. No, ma per... Di passare all'altra posizione. Se riesce a impedire... Cosa devo fare qua? Non capisco. R2. Raga, non capirò mai che cazzo devo fare qua. Sotto il laterale. Ok, poi mezza guardia. Difesa d'avanzata, sottomissione. Come on, you got more. Mezza guardia. Che cazzo sto facendo qua? Cosa devo fare? Per impedire la tua avversaria di passare in un'altra posizione di tentare una sottomissione, tieni premuto R2 e usa R per seguire la direzione della transizione del tuo avversario. Se riesci a impedire la transizione rapidamente, anticipi That's la transizione. Attraverso... Come on, pick it up. Ok. Non so cosa sto facendo. Sprawl. Se qualcuno di voi ci ha capito qualcosa. Cosa cazzo devo fare? Focus. Non ho capito. Ecco perché odio sto gioco. Ora capite come mai ho smesso di giocare a questi giochi, raga? Ah, ok, devo seguire le frecce. Oh, ok. Ah, ok. Ecco cos'è che devo fare. Seguire quelle frecce là, R2, tener premuto. E quando mi prende... quanto devo farlo? Fatto? Difesa delle sottomissioni. Fuga da sottomissioni, R, andare con la levetta destra, sinistra e destra, difesa da sottomissione, R2, adesso, puoi tentare la transizione o sfuggire una sottomissione con levetta analogica destra,
Questo è di solito l'opzione migliore. Se l'avversario è il sopravvento, per esempio quando la stanchezza si fa sentire, è una buona idea difendersi. Quando vedi l'avversario che tenta di completare una sottomissione, mantieni R2 e premi levetta analogica destra in alto. In questo modo puoi difenderti da tutte le mosse che completano una sottomissione. Fai attenzione a non provare a ostacolare l'avversario prima che provi a completare la sottomissione. Ok. Poi successivo, fughe disperate. Questo è per me. Se perdi una lotta per la sottomissione, il contatore alla resistenza di sottomissione subirà dei danni. Se il contatore non viene esaurito, subirai un infortunio ed eseguirai una fuga disperata. Se la resistenza di sottomissione viene completamente esaurita, perderai per sottomissione. Ci ho capito niente. Niente, non ci ho capito. So cosa devo fare. Posteriore, ok. Proviamo. Alziamoci. Stura alta. Rialzati. Ok, fatto. Puoi usare R1 per lottare contro il tuo. Let's work here. Puoi usare anche R1 per lottare contro il tuo avversario. La lotta. Now make sure he can't finish you. Difesa a transizioni. Minchia raga, non ci ho capito niente sta roba. R2. You know better. Let's step it up now. E qua? La sto portando a spasso. cosa devo fare? Bro, aiutami. Difesa dalle sottomissioni. Cosa dobbiamo fare? Finta della Let's step it up a little bit. Sprawl. Ok. Sprawl. Cosa abbiamo fatto? Finita finalmente. Oh, finalmente, cazzo. Porca miseria. Io non so quanto sarà divertente questa serie, ragazzi, perché io ci sto provando a giocare UFC 5, ma non sono proprio buono, non sono proprio bravo. Ok, dai, respira, respira profondamente. Bene così, ricorda la resistenza, fa la differenza che a terra, ok? Ok, bro. Se hai più energia di chi hai di fronte, sarà più facile respingere i takedown, sfuggire la sottomissione e rimetterti. Ok, va benissimo, prendersi tutto il tempo. Odio la lotta a terra, quindi eviterò sempre di andare a terra con tutti. Cercherò di vincere per KO tutti quanti i match da qua fino alla cintura UFC. Ce la farò? Scrivetelo sotto nei commenti. Almeno spero. Ok bro, cosa c'è? Dobbiamo combattere? Sfida sparring. Ok. Avvicinati, inizia. Ancora con stu clinch. R1 cerchio. Ok, può fare il takedown. R nella direzione qualsiasi. Come faccio? Tieni premuto R. Come faccio? Ti è premuto una direzione qualsiasi per effettuare una transizione a terra. Così con una transizione in mount. Attenzione, loot di assistenza. Presa non ti consente di effettuare. Sto andando con R. Mo? Cosa succede qua? E perde fiato a stare così, ma vi rendete conto? Comincio a odiare sto gioco, raga. Come faccio? Come faccio a prendere? Make it happen. Oh, io nel dubbio sto combattendo. Tieni premuto R. In una direzione così per effettuare una transizione a terra.
Come cazzo faccio? Porca miseria, ma c'è qualcosa qua per... Raga, non ho la più pallida idea. Qua mi dice i tasti. Tieni premuto R in una direzione qualsiasi per effettuare una transizione a terra. E io lo tengo premuto. Toh. Sinistra no. Destra neanche. Giù neanche. Dietro. Come si fa qua? Ah, ok. Focus! Ok, clinch. Ok. Cosa devo fare? Tieni pronto. Fatto una transizione a terra. Ok. Sto facendo le transizioni. Sono queste? Nice position. Controllo laterale. Ok. Sottomissione. Ok, abbiamo fatto una 69 qua. Controllo laterale. Sottomissione. Nord-sud. Ok, la nord-sud che è quella lì. Più controllo laterale. E da qua? Posso tirargli i pugni. Nord-sud, di nuovo, ancora una volta. Controllo laterale. Difesa. Ginocchio sullo stomaco. Ok. Avanzate. Sud laterale. Excellent job. There we go. That's the position we want. Con la transizione in mount. Come faccio? Full mount. Ok. Okay, let's work. Ah, quello devo fare. Minchia, sei complicato. Guarda quanti cazzo di cose. Io non gioco alla PlayStation da 20 anni. Non gioco. Controllo laterale. Cosa devo fare? Assistenza prese. Tieni premuto. L. Ok. Prese ibride. Good work. Next set now. Non so cosa ho fatto. Preferisco giocare un'assistenza presa di Uder. Posso usare in qualsiasi per tentare di rialzarsi. Take down from there. E ci rialziamo. Go. Take down su gamba singola. L2. Alright, alright. Okay. Ci alziamo. Ok. Take down alle gambe. Ok, abbiamo fatto anche il takedown. Transizione a terra. Mezza guardia. Transizione avanzate. Cosa dobbiamo fare? Mi sono già dimenticato come cazzo sono le transizioni. L1. Mix it up a little bit. Come cazzo sono le transizioni? Porca puttana, mi sto innervosendo a giocare a sto gioco. Tieni vantaggio. Come f- R2. Ah, ok, ok. Ti ho portato a terra. Dai, e cadi a terra. E siamo a terra. Ok, da qua. Full mount. Oh, finalmente. Attributo ibrido mantiene. Tro laterale, classico mantiene. Cosa devo fare?
Come on, keep working here. It will happen. Ok, assist. Classico, mantiene L2. E cosa facciamo qua? Leva il braccio. Ma raga, non utilizzerò mai queste tecniche perché non ci ho capito come cazzo ci sto arrivando in queste situazioni. Ma puoi fare un gioco così tanto difficile? Cioè, calcolate che non gioco UFC da quando è uscito UFC 1. E non è possibile che uno si approccia a questo gioco e deve fare tutta sta fatica per fare due prese. Per tentare di finire una sottomissione, presa assistita, premi L. Ok, la levetta sinistra. Prese classiche, ibride, premi. Quante cazzo di robe mi stai dando? Ma non c'ho neanche voglia di leggerle. Basta. Okay. Cosa devo fare qua? Leva il braccio. Ok, completato. Ho vinto? No. Mount. Finita. Porca puttana, ma io sto sudando a giocare a sto gioco. Porca troia. Bel lavoro, sì, grazie al cazzo. Ci ho messo un'ora praticamente a fare due prese di merda. Porca miseria. Comincio già a odiare sto gioco, eh. Ok, ok, ok. Well, I hope so. This next we can grapple defensively, try to keep it standing. Or you can try and beat them at their own game. Up to you. You just be ready for whatever happens. You got it, kid? Yeah. All right. I'll see you there. All right. I'll see you there, coach. Finalmente. Porca miseria. Ma non è possibile che in un'ora ho fatto due combattimenti e tutto il resto che mi fai vedere tasti su tasti su tasti e altri tasti. Ok, siamo al terzo match. Finally, lo stesso avversario? Andiamo, vediamo cosa sta facendo questo. Ok, non ti faccio andare a terra, bro. Non ti faccio andare a terra. Ok. Aspetta, che sto stancando. Calcio, boom. Ganci. Boom. Boom. Ok, ci siamo. Boom! E andiamo di tombolate. Guarda come finisce. No. Togliti. Si ritorna in piedi. Andiamo. Dai che è finito. Minchia, non molla. Ok. No. Rialzati subito. Dobbiamo fare attenzione. Non ci credo. Ma che cazzo di calcio in bocca si è preso questo? Poi sto cazzo di balletto dovrò cambiarlo perché mi sta sui coglioni. Bellissimo. Guardate là. Boom! Un calcio di incontro così. Sì, che l'ha toccato praticamente. Non c'è neanche l'impatto. Con le dita dei piedi. Secondo me è più per la puzza che è caduto giù. Spettacolo. E siamo al terzo match vinto per KO. Cioè, vedete, fatemi combattere, cazzo. È un gioco di botte. Voglio fare botte. Ora sicuramente tanti di voi mi scriveranno: sì, Ervin, però è un gioco tecnico dove ci sono le prese, devi imparare a fare le prese, fare tutte quelle robe là. A nessuno piacciono le prese, raga. Sono noiose le prese. È per quello che ho sempre odiato UFC. E ho sempre giocato ai giochi di pugilato. Denaro più 2000. Bene, contratto, soldi garantiti 1000. Contratto premio vittoria altri 1000. Minchia, abbiamo fatto i nostri primi 1000 più 1000 di contratto. Fan 236 e siamo a 728 followers. Beh, che stiamo andando alla grande. Evoluzioni mosse, siamo un aggiornamento, punti evoluzione più 8. Dovrò capire come funzionano questi punti evoluzione. E per il resto, finish così. Fine, continua.
E abbiamo vinto, ci siamo portati a casa un altro match per KO. KO. Spettacolo. Cioè, voi immaginatevi un gioco così, dove ci sono calci, pugni, tutto quello che vuoi, tranne le prese. Non so se si possono disabilitare le prese da qualche parte, qua. Man, I'm feeling great, coach. I'm feeling so good after that last one. But, you know, some shit I gotta work on. But I'm excited to get after it. Hey, I hate to break it to you, kid, but there will never stop being things to work on, right? And just when you think that there isn't, maybe that's when you should think about hanging them up, right? Okay, coach. But you're right. There are some things to work on. So, beh, lavorare su alcune cose. Preparati, ci vediamo in gabbia. Right. Okay. Va bene, coach. Good, good, good. Hey kid. Ma che allenamento ci farà fare? Colpi, prese, vale tutto. Voglio solo che ti abitui ad affrontare situazioni difficili per imparare a prendere le decisioni migliori. Eccolo qua, un'altra oretta mo a finire sto cazzo di sparring. First instinct might be to try to even things up as soon as possible. Don't listen to that. Okay? Think of it like a video game. Every time that health bar gets low, I don't want you wading into action, right? Okay. Give yourself extra time to recover. E fin lì. In this game, every time that health bar gets low, it recovers a little less. You got me? Yeah, makes sense. So the more often you get hurt, you start getting hurt more easily. That's it, that's it. Wait, you play video games though? yeah. So what do you think of that? Quello divertente. Come noi. It's alright. You know, I like the career mode. But hey. Questo non è un video. È invece un videogioco. Che bello questo trip, questo Inception, il videogioco nel videogioco. Bellissima come cosa. Cosa dobbiamo fare, bro? Dimmi. Cosa devo fare? Copertura alta. Copertura bassa. Ok. Keep moving, okay? Keep watching. I want the chin down. Perfect defense. Oh, whoa. No. Good. Moving on now. Okay, ganci. Ok, pugni ascendenti, mantiene L1 più... qual è la differenza? Pugni discendenti. Let's keep that chin down, okay? Quando vai d'attacco, assesta che numerosi colpi sulla copertura del partner. Stiamo perdendo qua. Fammi recuperare. Cosa dobbiamo fare qua? Perché ci stiamo mettendo così tanto? Coach, ma se tengo la guardia su, come cazzo faccio a colpire? Cosa dobbiamo fare qua? Pugno ascendente. Hey, don't overextend yourself. Ok, completato, finalmente. Cambio guardia. Copertura bassa, le due più... aspetta. Ok, stiamo coprendo. Bene. Ok, quindi per i low kick è L2 e R2 per coprire i low kick. L1 più... Che cazzo mi stai facendo fare? Copertura alta. Ok. Piegamento. Rialzati. Ok. Piegamento veloce.
levati di qua. Ehi, bro. There we go. Set it up, strike. Che abbiamo finito? Nice work, nice work, nice work. Come ti senti? Uno schifo. Ho fatto cagare. Infatti sono tutto bollato in faccia. Cosa che senza casco, senza niente, a fare sparring non è proprio una delle migliori sessioni di sparring. Me come coach, per cui grazie coach. Gang. Let's get it. E vamonos. Cosa ci tocca? Un po' incasinante, comunque. Allenamento è molto ripetitiva. Sessione di allenamento, match. Sessione di allenamento, match. Non c'è una cosa per stoppare, per cercare di fare altro. O magari non ci ho capito niente io. Stai in guardia. Consigli generici parte 7000. Sulla guardia. Same reason I shouldn't be too predictable with my own attacks, so they can't get a read on me. Wow. I'm not ready to say this is one of those student becomes a master moments. That was close, kid. That was real close. You're definitely ready? Let's go get that money. Let's go. Sgare, facciamo l'ultimo match dell'episodio e concludiamo il primo episodio così, ragazzi. Dai, dai, bro, dai, dai. Fammi vedere. Boom. Aspetta. No! Ah, boom, boom. Vai di gancio. Vai di gancio. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Quante botte. Ok, ok, recuperiamo un attimino. Altro kick. Andiamo su. Abbiamo capito che se ce la giochiamo bene, anche questo è un altro KO. Boom. Ok. Minchia, questo è resistente, raga. Ok, bello questo. Boom. Boom, 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 boom. Dai, lasciami. E che cazzo, come cazzo ho fatto? Oh. Dai, dai, vai a terra. Boom, 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 boom. Rialzati, no, 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 su, 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 su. Che se facciamo il suo gioco a terra ci pigliamo le botte, non va bene. E dai. Vabbè, dai. Andiamo su. Come cazzo fa a prendermi ogni volta? Usiamo lo stesso calcio nello stesso momento. Dai. Dai che ti ammazzo. Boom, 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 boom. Finita? L'arbitro non è mica intervenuto, comunque, raga. Io non ho visto intervenire l'arbitro. È svenuto da solo. And here we go again. Altro match vinto per KO. Quanto sono divertenti sti match. Quanto è poco divertente tutta la fase di allenamento. Come nella vita vera. Nella vita vera uguale. Fan cagare le sessioni di allenamento. E ne abbiamo vinta un'altra. E sulla mano. Coli vince 5 incontri per TKO. E niente ragazzi, io direi di finire qua il primo episodio della carriera di UFC 5. Un episodio... Vabbè, non sono bravo a giocare a sti giochi. È tanto tempo che non ci gioco. Per di più è pure incasinante.
cercheremo di rifarci con i prossimi episodi. Quindi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa prima puntata. Ci vediamo al secondo episodio con la carriera di UFC 5. Oss!